Chiara, hai moderato un incontro oggi molto importante. Allora, l'importanza di fare queste attività all'interno di una biennale di architettura, dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista sono fondamentali, fondamentali perché riuniscono insieme in un pomeriggio tantissimi giovani professionisti che fanno ricerca in ambito accademico e che fanno ricerca in ambito progettuale, architettonico, quindi progettano, mettono le mani nelle opere, realizzano le città di oggi e anche le città del futuro, quindi è fondamentale per condividere esperienze e anche per far crescere consapevolezza. Giovani professionisti, bellissima locuzione, sembrava ossimorica, in realtà finalmente c'è anche chi da giovane riesce a lavorare e a progettare. Senti, siamo stati tanto tempo distanti, il fatto di avere la possibilità di parlarsi, sostengo sempre anche nel video, il fatto di essere in presenza è molto importante. È vero che abbiamo sopperito con il digitale, col web, abbiamo anche imparato delle cose professionalmente lavorando da remoto, però rivedersi è molto bello. È molto bello perché finalmente si ricreano quelle reti di relazioni che vanno anche al di là dell'occasione specifica del pomeriggio, ma che proprio ricordano che cosa vuol dire creare, ampliare lo sguardo e confrontarsi sulle esperienze, sui casi di lavoro, e questo credo che faccia crescere nella professione, crescere umanamente ma anche crescere nella professione. Senti, la tua indagine del momento, se dovessi riassumerla con qualche parola, a cosa stai lavorando? A cosa sto lavorando? Allora, sto lavorando a un progetto che si occupa delle aree di transizione delle riserve Mabunesco, quindi Mabunesco che mette insieme uomo e biosfera, e le aree di transizione sono le aree in cui si svolge la nostra vita quotidiana, quindi le residenze, le industrie, le aree verdi, le scuole, le infrastrutture, quindi come il concetto di sostenibilità può sposarsi con appunto la nostra vita quotidiana e l'architettura del paesaggio. Il progetto di paesaggio penso che possa avere un grande spazio in questi contesti. Grazie, evviva! Evviva!